Riprendiamo la diretta in questo pomeriggio della seconda giornata del Salone del Libro Salto 24 Future Channel con Camera di Commercio e Rete 7. E sono qua con noi, oramai è un graditissimo ritorno, un appuntamento annuale, è un gemellaggio tra Camere di Commercio, mi verrebbe da dire. Abbiamo Maria Amelia Lai, buona giornata Maria Amelia, vicepresidente di Camera di Commercio di Sassari. Beh, quindi buona giornata e benvenuta, e poi insieme con te Pietro Esposito, segretario generale ovviamente di Camera di Commercio di Sassari. La prima domanda è d'obbligo, magari banale ma sempre la stessa, che Salone del Libro avete trovato oltre al calore sardo, potremmo dire estivo, di un palco sotto i riflettori? L'idea è che abbiamo portato ancora sole e caldo anche dalla Sardegna. Certo, cioè, quindi noi cavalchiamo il fatto che in questo gemellaggio voi portate il mare e il sole, noi portiamo la nebbia, va bene. Ma vi informo che oramai da parecchi anni c'è un mantra comune che dice che neanche più la nebbia, non ci sono più le mezze stagioni, non c'è neanche più la nebbia a Torino, quindi il calore della Sardegna. Pietro, che salone hai trovato, che emozioni vivi a ritornare qui? Ma guarda, quest'anno è come quando tu ritorni sul luogo che ti sembra di conoscere e però lo vedi cambiato in meglio. Vedo un salone con tanta gente, tantissima gente, tantissimi ragazzi davvero, con nuovi espositori, con un programma ricchissimo, e quindi sono, guarda, davvero felice e quasi commosso, guarda, davvero, che noi possiamo in questo grande salone una particina piccola ce l'abbia anche questo premio Vermentino, che Adesso infatti adesso ne parliamo, perché la vostra presenza qui poi insieme con Camera di Commercio di Torino è proprio per la promozione culturale che voi svolgete all'interno del vostro territorio con il premio letterario Vermentino, di cui l'anno scorso abbiamo celebrato il vincitore al Salone del Libro. Quest'anno invece abbiamo una novità, ma lascio a voi raccontarla. Questo per noi è l'ottava edizione ed è la seconda volta che lo presentiamo di nuovo, che diciamo che diamo il via alla ottava edizione del premio Vermentino del 2024. Lo facciamo in questo mondo immaginario con la vostra idea, portando a Torino l'idea di un mondo immaginario come quello delle tradizioni e delle storie dei vini e dell'enogastronomia in Sardegna. Questo premio Vermentino è come se fosse un racconto, un intreccio di viti e di vite che racconta soprattutto la storia di un mondo agricolo, di un mondo di tradizioni e di cultura che si tramanda di padre in figlio e che spesso si racconta all'ombra di un camino con un bicchiere di Vermentino in mano, visto che è l'eccellenza del nostro territorio. Pietro, che cosa propone di nuovo quest'anno il premio Vermentino? Ci sono delle novità? Avete già organizzato qualche cosa di nuovo? Ma guarda, il premio nasce con un po' di opportunismo, forse non si dovrebbe dire, no? Cioè, noi vogliamo che il Vermentino, tutto il Vermentino, venga conosciuto, venga bevuto, venga assaggiato, e poi lo faremo anche nel nostro talk, infatti avremo anche questa degustazione. E però poi, una volta che tu hai un premio letterario, o ti innamori o lo lasci andare. Quindi noi ci siamo innamorati, si sono innamorate le case editrici italiane che fin dall'inizio hanno partecipato numerosissime. Considera che ad oggi oltre 120 case editrici hanno proprio partecipato, presentato i loro volumi. Dacci qualche numero, quanti gli artisti, quanti gli scrittori che partecipano? Ma guarda, ogni anno accogliamo circa 30 volumi e poi abbiamo selezione dei primi 5 volumi. Ma la cosa più bella è che noi, non avendo la capacità di esaminare la qualità artistica, no, della nostra letteratura, ci siamo detti devono essere le case editrici che si propongono su questo tema. Dunque sono tutti volumi editi, c'è quindi già questo primo passaggio, e poi devo dirti la verità, tutti gli autori quando arrivano in Sardegna gustano l'autenticità della nostra accoglienza,
può sembrare anche una piccola autosirenata, ma è davvero così. E poi se vuoi ti spiego anche meglio. E d'altronde leggere un buon libro di fronte a un paesaggio che piaccia l'entroterra o che piaccia il mare, che piacciono le zone più turistiche o quelle un po' più da palati fini, sì. Da Solinas in avanti, con un buon vermentino, leggere due pagine di un libro, credo che sia un bel programma per un pomeriggio estivo, primaverile, lascio a voi la scelta. Ci sono, tra l'altro ricordiamolo, questo premio non è un premio esclusivamente regionale, ma è un premio che si apre a tutto il territorio nazionale. Assolutamente, è un premio nazionale, considera che... No, mi sono permesso di ricordarlo, no, perché magari uno poi mette delle etichette. Assolutamente, considera tra l'altro che il primo vermentino non è promosso dai sardi, anche se siamo quelli più battaglieri perché organizziamo la segreteria tecnica, invece la giuria è nazionale, con toscani, liguri e sardi, perché questo è il luogo di elezione del nostro vermentino italiano. E guarda, un solo sardo in 8 anni ha vinto, quindi non è assolutamente un premio regionale. La presenza e la partecipazione dei giovani a questo premio? Tenga presente che noi abbiamo utilizzato anche, per quanto concerne la presentazione del premio, le scuole. Utilizziamo le scuole per raccontare brani dei nostri volumi e per chiedere ai ragazzi soprattutto di rendersi partecipi del premio e soprattutto di raccontare la loro esperienza nel leggere quelle pagine. Un libro non è mai lo stesso letto da chiunque, perché io posso trarne determinate... C'è anche una giuria di ragazzi, abbiamo anche una giuria scolastica di ragazzi. No. Allora, questa ve la lancio come potrebbe sfida. Essere un'opportunità. Allora, questa ve la lancio come sfida per il prossimo anno. Va bene. Allora, il premio Vermentino, letterario Vermentino del prossimo anno verrà ospitato ovviamente al Future Channel di Camera di Commercio per questo racconto che ci piace, con una giuria o scolastica o da oratorio. Sarebbe bella una giuria degli oratori della Sardegna, dei centri giovanili. Guarda, questo posso risponderti io, perché quando abbiamo introdotto i libri nelle scuole, i ragazzi hanno bisogno di muovere la loro creatività, quindi il libro è stato presentato sempre in questi anni insieme ad un corso per leggere in pubblico. Bello. E quindi i nostri attori hanno lavorato con le scuole, però la tua idea per il prossimo anno vogliamo coglierla e provare a realizzare. Live è questa, sì, cioè sì, è live, assolutamente. Allora io live. Chiedo un contributo dalla regia, perché in questo momento che ci separa tra una diretta e l'altra, grazie al lavoro delle troupe, Massimo è imperterrito qua, anche a telecamere spente, lui intervista tutti, abbiamo anche i profilati di alluminio, c'hanno qualche cosa da dire oramai a Massimo. Un contributo dalla regia e poi ritorniamo qui, abbiamo ancora tra l'altro un artista che ha fatto, mettiamo in dialogo un artista che ha fatto il giro del mondo con quello che è il premio letterario Vermentino, quindi voi rimanete, noi un'altra breve storia e poi siamo di nuovo qua, sempre live.